Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una crostata diversa dal solito, la crostata Picasso. È una semplice base alla frolla con della panna cotta e tanta bella frutta tagliata in modi particolari per ricordare proprio i dipinti del grande artista. È davvero semplice e veloce da preparare. Con un po' di frutta riusciremo a creare un quadro bellissimo. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 250 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle, 90 g di zucchero a velo vanigliato, 125 g di burro freddo, i semi di vaniglia e un pizzico di sale. Frulliamo finché gli ingredienti saranno amalgamati. Poi aggiungiamo un uovo e continuiamo a frullare finché avremo un blocco di impasto. Trasferiamo sul piano da lavoro infarinato e gli diamo una forma pressoché rettangolare. Copriamo con pellicola e mettiamo a riposare in frigo per un'ora. Stendiamo l'impasto ad uno spessore di mezzo centimetro. Lo arrotoliamo su un mattarello e lo adagiamo su una teglia imburrata di 22 cm di diametro. Sistemiamo l'impasto lungo i bordi per farlo aderire alla teglia. Con un mattarello togliamo l'impasto in eccesso e andiamo a rifinire i bordi. Mettiamo in frigo per un'ora. Dopo il riposo in frigo, copriamo l'impasto con carta forno, versiamo i legumi secchi e cuociamo a forno preriscaldato 160 gradi ventilato per 30 minuti. Togliamo la crostata dal forno, togliamo i legumi e rimettiamo in forno per 8-10 minuti o fino alla doratura dei bordi. Lasciamo raffreddare nella teglia a temperatura ambiente. Adesso ci occupiamo della panna cotta. Mettiamo in una ciotola 6 g di gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. In un pentolino versiamo 500 ml di panna fresca e 100 g di zucchero. Mettiamo sul fuoco fino a sfiorare il bollore. Poi strizziamo la gelatina, la aggiungiamo alla panna calda e mescoliamo per bene. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Riprendiamo il guscio della crostata e versiamo il nostro composto di panna, lasciando mezzo centimetro dall'orlo. Mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Ma noi suggeriamo tutta la notte. Ora ci occupiamo della parte Picasso. Prendiamo tanta buona frutta, la sbucciamo e ricaviamo delle fette di circa mezzo centimetro di spessore. Abbiamo scelto mango, fragole, kiwi, ananas, cocco e arancia. Scegliete della frutta che si possa tagliare a fette. Vogliamo farvi vedere come estrarre il latte e il cocco dal guscio nel modo più semplice. Per il latte basta fare un buco nel centro più grande ed uscirà fino all'ultima goccia. Passarlo in un passino serve a trattenere eventuali residui. Invece, per estrarre il frutto bisogna colpirlo con il lato non tagliente di un coltello molto robusto finché non si spacca. Adesso, con tutta la fantasia possibile, creiamo forme geometriche con i pezzi di frutta, totalmente a piacere la grandezza dei pezzi. Andremo così a creare il nostro quadro Picasso.
mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. In un pentolino mettiamo 30 ml di acqua, 20 g di zucchero, 10 ml di succo di limone e trasferiamo sul fuoco fino allo scioglimento dello zucchero. Aggiungiamo 1,5 g di gelatina e mescoliamo per bene. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Tiriamo fuori dal frigo la nostra torta, la togliamo dalla teglia e spennelliamo su tutta la frutta la glassa lucida. Mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. E voilà! Guardate che bellissima torta siamo riusciti a creare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa torta Picasso. Guardate che bella stratificazione! Cosa posso dirvi? È buonissima e molto fresca. Subito si nota la base croccante della pasta frolla. Poi c'è la panna cotta, delicata e molto vellutata. Infine, la frutta dona un tocco di acidità e completa la torta. Insomma, è fantastica, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.